C'è una montagna che si erge contro di te, amico mio. Una montagna di difficoltà, problemi, relazioni spezzate, tristezza, solitudine, malattia. Oggi ti invito a spostare questo monte, secondo le parole di Gesù stesso. In verità io vi dico che chi dirà a questo monte, togliti di là e gettati nel mare, se non dubita in cuor suo, ma crede che quel che dice avverrà, gli sarà fatto. Marco 11:23. La prima chiave di questo miracolo è la dichiarazione. Non sto parlando di dichiarare il tuo reddito per pagare le tasse, che, ahimè, è necessario, ma di dichiarare questa montagna. Ti sposterai, sarai mossa e gettata in mare, perché ho fede in Dio. Egli agirà. Dichiara anche la misericordia di Dio sulla tua vita. La seconda chiave di questo miracolo è la tua fede. Chi non dubita nel suo cuore, ma crede, non dubitare. Credi, caro amico. La tua fede in Dio è la chiave che apre la porta al miracoloso. Come disse uno dei miei amici, montagna è meglio che ti metti le scarpe da tennis e cominci a correre, perché non voglio più vederti qui. Ho altre buone notizie per te mentre concludiamo. Colui che è l'autore della nostra fede è anche colui che la perfeziona. Ebrei 12:2. Caro amico, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta, la tua fede crescerà e la tua montagna si muoverà. Grazie di esistere, Eric Sellerier.